sono già stanco. Ho caldo, si muore. Siamo a settembre, basta caldo. Benvenuti al secondo Car Prix Modena dell'Open Continental Series 2021 e questa volta parto senza occhiali perché niente, è un appannamento continuo. E oggi Dario? Siamo a Extreme Kart per questa seconda tappa del campionato che per la prima volta dopo tanto tempo torna la pioggia di nazione nel nostro campionato. Era dalla prima stagione che non vediamo la pioggia. Esatto. Siamo tanti, siamo 76 piloti, non me li aspettavo, ringrazio a tutti i piloti che hanno voluto comunque partecipare, tutti rigorosamente testati, covidati, cancelliamo. E niente, sono contentissimo. Oggi le ragazze non ci sono, le nostre grid girl, perché credevo che non si riuscisse a fare la tappa e quindi ho dovuto farle stare a casa, ma mi perdonano perché dalla prossima ci saranno sicuramente. Adesso fra un po' tocca il suo turno e vediamo. E vediamo come va. Io parto già prevenuto, per ora non piove, vengono due gocce, guardate il mio vestiario. Ok, c'è anche la mia mano. Il completo, poi ho anche il copriscarpe. Maschera al top, ma mi appanno sempre, aiuto! Non ci credo Paolo, noi siamo negli ultimi turni e sta iniziando a piovere. Che spettacolo! Questa pista è sempre fortunata per noi. Ci divertiamo io e te, dai! Sì. Niente, ho dovuto cavare la spugnetta, quindi l'audio per questa volta sarà un po' così. E niente, si parte per le qualifiche col bagnato. Cavoli, niente, partirò dietro sicuro. Dai, metti. E il drone? Oggi niente drone. Drone zero. Mi dispiace un po'. Io si scivolo. Ok, ci spieghiamo subito. Il pedale. Partiamo per la qualifica. Questa volta sono stato parecchio sfortunato in qualifica, sono partito nell'ultimo turno
ma ovviamente è iniziato a piovere, vabbè, non avevo dubbi, quindi sono riuscito al secondo giro del turno a fare un discreto tempo in 54, che mi fa partire in 68esima posizione su 76 piloti. Insomma, un vero disastro, e quindi parto nell'ultima batteria. Mi sa che oggi 0-0 punti. Cerchiamo di andare con calma per tutta la gara, senza strafare, e cercare di non girarsi. Cosa dite? Prima di gara 1 ho messo questi belli, belli copri scarpe. Figata, eh? Cosa dite? Aiuto! Dai che si parte per gara 1. Che disastro, piove. Che figata! Oh, mi piacciono un sacco le mie scarpe nuove. E pronti per gara 1, siamo passati un'eternità dalle qualifiche.
vabbè, ho fatto quello che dovevo fare, riuscire ad andare subito in prima posizione e poi finirla lì. Quindi io aspettavo, arrivavo vicino a qualcuno, quando vedevo qualcuno dicevo cosa faccio? No dai, meglio aspettare, infatti il giro dopo poi si giravano. E ho fatto tutta la gara, diciamo, con calma, penso di non essere mai stato così tanto concentrato. Ero proprio concentrato al 100% e penso di aver mai aperto bocca. È stata lunga, non finiva più. E niente, adesso non piove, però sicuramente anche per gara 2 si girerà sempre col bagnato, quindi traiettoria sicuramente da bagnato. Dai, portiamola a casa, perché in gara 2 passo al quarto gruppo. Però i punti per la classifica generale mi sa che qui non ci sono. Adesso vai a partire la sfiga. Il disastro, cavoli, viaggio di brutto questo qua. Oh, non vedo neanche. Ma qua accelera con calma, mamma mia, se piove a dietro, disastro. Thank you.
Ecco, sta pieno. È finito anche il secondo Car Prix. Come avete visto, purtroppo sono partito nel quinto gruppo, sono risalito al quarto gruppo partendo ultimo e ho recuperato fino alla quarta posizione. Era il massimo che potevo fare, ho avuto un po' di sfortuna in qualifica. Sono partito nell'ultimo gruppo, ho iniziato a piovere e niente, è andata così. Posso dire di essermi divertito, quello sicuro, assolutamente. Qui abbiamo un però power. Abbiamo portato a casa una coppa comunque. Una coppa il per team futura corsa. Per futura corsa comunque. Esatto. Paolo Borriello, la sua prima coppa, il suo primo trofeo di campionato. Bravo! Okay. Il team comunque recupera così. E ricordiamo che nel team Futura Corsa si è anche aggiunto Simone Mattei, quindi adesso sono ufficialmente in tre. Ok, a prendere al completo. Ma niente, ringraziamo tutti i 76 partecipanti, perché sotto questa pioggia non mi aspettavo di avere 76 partecipanti, ok? E molti sono mancati. Ci vediamo domenica 8 novembre alle ore 9 a Misano, ok? Sperando che siamo tutti liberi di farlo, ok? Magari se questo video c'è già di Greta non lo so, però lo vedremo. Detto questo, ci vediamo a Misano, sarà la terza tappa del campionato. E poi niente, poi speriamo che Nicola vada su e anche Paolo vada su, che devono prendere punti per il team, ma anche per le loro varie classifiche. Oggi non ci sono state le nostre great girl, ma non vi preoccupate, dai prossimi torneranno. Ci saranno. Ricordiamo gli eventi, venerdì 23 ottobre, che non so se sarà già il video, e domenica 25 ci sono le 4 ore qua a Extreme, ok? Se volete iscrivervi, mandate una email a futuracorsa@gmail.com e ci saranno lì anche le great girl. Invece per quanto riguarda il campionato, opencarting@gmail.com. Esattamente, sì. Ed è la prima volta, Dario, che ti ricordi una data e anche l'orario. Non so perché c'era quello di Misano che mi viene sempre in mente. Sei rimasto impresso. Sei rimasto impresso. Ancora complimenti a Paolo, che ha portato il nome di Futura Corse in alto e io l'ho portato in basso. Capita, recuperiamo. Un po' di sfortuna capita. Io vi saluto e alla prossima su WinBlog. Ciao. Sono stato chiuso. Dietro le quinte.